Anas ha lagrimita, accolto il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio, giunto a Fano per sostenere la campagna elettorale della candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. Nonostante i 50 minuti di ritardo all'inizio dell'incontro nella sala del Masetti, il popolo pentastellato fanese ha risposto in positivo alla presenza del vice premier. Il lungo e conciso monologo di Di Maio ha toccato tanti temi. Tema importante del comizio è stata la questione del salario minimo europeo, che secondo il ministro, per risolvere il problema della concorrenza sleale che attualmente sta danneggiando gli imprenditori italiani, sarà quella di stabilire una tariffa di base a partire da 9 euro all'ora, soglia minima per poi farla salire in base al merito, norma inserita nel decreto dignità. Per Di Maio questo primo anno di governo ha rappresentato soltanto una prima fase, ovvero quella di fronteggiare l'emergenza, sostenendo le fasce sociali più povere, aiutando tutti coloro che necessitano dei beni primari, fase che poi sarà seguita da una seconda che invece riguarderà il sostegno al ceto medio, ovvero coloro che hanno un'occupazione ma faticano comunque ad arrivare a fine mese. Bisogna combattere la precarietà, poi ha aggiunto il ministro, troppi sono gli impieghi sottopagati, bisogna inoltre superare l'idea che il disonesto sia in realtà un furbo, questa mentalità ha rovinato l'Italia e per cambiarla dovremo lavorarci per anni. Il discorso poi si è spostato anche sull'argomento dei contratti di lavoro. Secondo il leader pentastellato, l'impegno che si fa a carico è quello di stimolare la conversione dei contratti a tempo determinato, passandoli a indeterminati. Attualmente in Italia, ricordato, la percentuale è ammontata al 300% in più, con 370.000 contratti che hanno garantito una stabilità soprattutto dei giovani con tempi più prolungati. Pochissime parole invece sono state dedicate alle questioni locali. Il vice premier ha toccato marginalmente il tema della sanità, così caro alla campagna elettorale fanese. I vertici, ha detto, non devono essere più nominati dalla politica, ma occorre istituire un sistema di concorsi con commissioni centralizzate a Roma e non più a livello regionale. Il 90% del bilancio della regione è dovuto alla sanità, che viene utilizzato, ha sottolineato, come bancomat dei partiti. Infine l'augurio del ministro rivolto a Ruggeri, che possa governare Fano nei prossimi 5 anni.